Il quartiere San Gregorio di Pordenone ha un nuovo parcheggio da 40 posti al servizio della scuola e di tutta la zona. Lo ha realizzato il comune in Via Vesalio. Disponibili anche le fermate scuolabus, la sosta disabili e il percorso pedonale protetto per entrare e uscire da scuola in sicurezza. Quando venne a incontrare i residenti, i genitori di una ragazzina disabile mi facevano notare la situazione caotica eh, con parcheggi selvaggi, con genitori che portavano la macchina fino innanzitutto ai cancelli, con le difficoltà che avevano i ragazzi disabili soprattutto ma anche i bambini normali di raggiungere la scuola con sicurezza. Questo dà ordine, consente ai genitori di poter parcheggiare, di fare una sosta breve, di scaricare i loro figli, di metterli in un percorso sicuro e poi ovviamente lasciare lo spazio ad altri. Significa che aveva fatto un'opera bella perché esteticamente è davvero molto piacevole, dall'altro lato. Garantire sicurezza in un luogo sensibile come una scuola. Il parcheggio è collocato in un punto strategico del quartiere. Questo parcheggio servirà alla scuola ma servirà al centro sportivo, servirà alla chiesa e magari domenica quando sarà libero perché la scuola non c'è potrà servire anche alla fiera che è qua vicino. Dunque è stata un'ottima esecuzione fatta bene e tra l'altro fatta in una collocazione che non solo servirà alla scuola ma servirà a tutti i cittadini perché qui i parcheggi scarseggiano, considera anche che c'è la casa del cura per San Giorgio, per il Policlinico San Giorgio, qui a fianco dunque dava fatto e l'operatività forte della Giunta. Di Alessandro Ciriani e il sindaco in testa, ci ha fatto realizzare questo bellissimo impianto. Il nuovo polmone di sosta è stato dotato di nuova illuminazione, alcuni alberi e un terreno altamente drenante. Sono 40 posti auto ricavati con un sistema che è molto permeabile, come se si parcheggiasse su un prato. In realtà la stabilità di questo materiale è garantita, però così è garantita anche la permeabilità. E questo è un elemento fondamentale che stiamo prevedendo in tutti i parcheggi, quelli dove è possibile ovviamente realizzare con questo sistema, in modo tale da evitare di avere una riduzione della capacità di assorbimento dell'acqua.